Possiamo aprire i lavori di presentazione del primo rapporto sull'indagine. Buongiorno, prego, prego. Non funziona? Sempre Giorgio, sempre Giorgio. E darei subito la parola al Presidente che ringraziamo per l'attenzione che ha voluto porre a questo lavoro che effettivamente ha impegnato tantissimi funzionari ricercatori dell'ente che hanno lavorato a quattro mani, più di quattro mani, senza logiche di appartenenze, di strutture e di altra natura, e devo dire, hanno dedicato a questo lavoro un impegno particolare. Non ci sarà di questi collaboratori Claudia Carpentieri, che non è presente fisicamente con noi perché non è potuta venire per seri problemi, la salutiamo tanto, le facciamo tanti auguri, ma c'è anche il suo preziosissimo contributo a questo lavoro. Darei subito la parola al Presidente Che per dobbiamo aggiungere. l'introduzione dei lavori. Grazie. Ma più che un'introduzione, un buongiorno a tutti, innanzitutto, e un saluto. Siccome a me piacciono i tavoli destrutturati, come tutti voi sapete, anzi, credo che questa sia un ulteriore esempio di questa metodologia che ci accompagnerà, almeno per quanto mi riguarda, fin tanto che avrò questo ruolo di presidenza. Il saluto è a tutti i colleghi, alla dottoressa Servidori e al lavoro fatto. Io dirò pochissime cose. Naturalmente la dottoressa Ponte Diana mi ha preparato un promemoria per fare l'introduzione, che naturalmente io non seguo come al solito. Chi lavora con me sa che mi dà una traccia, dopodiché mi segnala alcune cose interessanti che a me interessa però approfondire. Allora, entrerò subito, essendo un pragmatico, un operativo, dati i saluti, no? Molto semplici, il buongiorno di lunedì, ritengo opportuno invece sottolineare alcuni aspetti che a me hanno colpito di questo lavoro. Cioè, il primo aspetto, devo dire che fa fronte, e lo segnalo a proposito della nostra battuta precedente rispetto all'ufficio, fronteggia, è una cosa su cui ragionare. Fronteggia anche una criticità, la evidenzia nel lavoro, ma fronteggia anche una criticità che nei miei precedenti 3 anni ho continuato a constatare. Quello che voglio dire è, dal mio punto di vista, la sindrome dell'ascensore. Cosa vuol dire la sindrome dell'ascensore? Che questo presidente, tutte le volte che prende l'ascensore, si accorge che fondamentalmente l'informazione rispetto alla dinamica strategica, la dinamica tattica che porta avanti anche questa presidenza. Guardo alcune persone che sanno che questo è un mio punto importante, ma è anche un punto di grande criticità sollevato anche in un incontro recente. Non funziona. Cioè, fondamentalmente, io mi trovo molte volte un po' come Paperino in fondo alla piattaforma sul mare, no? Con i piedi nell'aria, perché mi accorgo che non c'è stato trasferimento della conoscenza di ciò che avviene, ma anche delle strategie, cioè anche degli impegni assunti in forma ufficiale. E questo a me dispiace, perché oggettivamente una presidenza si aspetta che ci sia una giusta catena, diciamo, di trasferimento dell'informazione, non solo ai sensi del 150 del 2000, cioè in senso proprio intrinseco dell'organizzazione, specialmente in un'organizzazione che ha. E questo è il secondo punto che correggo Diana quando mi fa le osservazioni, che certamente all'interno di un soggetto che è certamente un ente pubblico di ricerca, ma a mio avviso, come ho detto in settima commissione in audizione pochi giorni fa, e quindi è un'informazione che vi do, è qualcosa di diverso di più di un ente pubblico di ricerca, sì, ma da altri enti pubblici di ricerca non vigilati dal MIUR. Faccio un esempio di alcuni fratellini o cugini come l'Istat. L'Istat ha esattamente la nostra stessa natura e ha la stessa natura complicata, perché fornisce un servizio di responsabilità al paese, è in un ventre molle, come ho detto in settima commissione, perché è nelle mani del Ministero dell'Economia e Finanze da una parte, della Presidenza del Consiglio dall'altra, guai chi lo tocca, e
e quindi sta molto bene di fatto, no? Al di là che poi i presidenti hanno una strada per diventare ministri, ma detto questo è un altro punto di mia personale affettuosa polemica con Giovannini, col quale ho un rapporto amicale di stima reciproca molto forte. Quindi ancor più nel ruolo che l'ISPRA unicamente ha in questo paese e pochissimo, tra i pochi altri esempi, senz'altro tra i pochi a livello europeo e anche a livello internazionale, di essere anche l'hub, e questo dobbiamo mettercelo in testa, quindi il passo successivo di essere l'hub, di un sistema nazionale di responsabilità che si fonda sulla conoscenza. Allora, questo non dobbiamo dimenticarci. Noi abbiamo una responsabilità verso noi stessi, ma noi abbiamo una responsabilità verso un sistema paese, verso un sistema che il paese, anche ultimamente in forma parlamentare, con dibattiti e compagnia, ma con un'unanimità comunque, un'unanimità alla Camera, che con tutte le, possiamo prendere tutti i difetti, tutte le problematiche che ci sono ancora, rappresenta una volontà del legislatore in questa direzione. C'è poco da nasconderselo, no? Forse no, il risultato da un punto di vista politico più eclatante, che ci chiama ad una responsabilità quindi di trasferimento, di produzione, di trasferimento di comune e di melting pot relativamente alle conoscenze che servono a parecchie, notevolissime attività di responsabilità relativamente prima di tutto alle nostre popolazioni, no? Secondo alle autorità che hanno diverse responsabilità, diversi scenari di responsabilità, e poi in termini più specifici noi diciamo che abbiamo un terzo cliente che per noi è molto più scomodo che per l'Istat, che è sostanzialmente il terzo potere dello Stato, cioè sostanzialmente il potere giudiziario, cioè noi abbiamo un rapporto con la magistratura che non è semplicemente l'UPG, anzi l'UPG a me dà fastidio, detto molto francamente, sono tre portatori, no? Che basta il funzionario pubblico, il pubblico funzionario e l'ente con la responsabilità verso la magistratura piuttosto che la responsabilità individuale. Ma questo è un dibattito aperto anche in Parlamento. Io sono tra coloro che sono contro questa visione, altri sono a favore, vedremo come ne usciremo. Però ci tengo a sottolineare questo punto, perché se noi ci fermassimo semplicemente alla valutazione del capitale umano in termini di ente pubblico di ricerca, beh, la dimensione sarebbe leggermente diversa, l'impostazione è diversa. Faccio un esempio banalissimo: nell'ente pubblico di ricerca ci possono essere n teste che esprimono n pareri diversi, n teste che hanno n idee diverse. No, all'interno di questo processo noi abbiamo il dovere di trovare dei punti di concorso, no? Dei punti di mediazione, dei punti di arrotondamento della testa, e questo è fatto attraverso la condivisione dell'informazione, la condivisione della conoscenza, la condivisione del processo conoscitivo. C'è chi in altra sede ha sottolineato questo punto, e devo dire che io faccio mio pienamente questo obiettivo, perché questo è un punto assolutamente necessario anche per poter trovare la forza di portare certe politiche, certe strategie a livello sia del potere legislativo sia del potere esecutivo, quindi di riuscire a mettere in fase le volontà dei governi rispetto alle volontà dei parlamenti. Che guardate caso, forse sfugge a tutti, la nomina del presidente di ISPRA nella sua forma pone in questi termini. Io come presidente di ISPRA, attraverso il parere delle due commissioni ambiente di Camera e Senato, ho un rapporto con il Parlamento e con il potere legislativo diverso dai precedenti, presidenti, direttori e compagnia varia, che va amministrato con attenzione, perché evidentemente non deve diventare un potere antagonista al potere sostanzialmente del ministro, quindi dell'esecutivo e compagnia varia. Quindi non è un, e allora io desidero e do necessità, sottolineo questi due punti, che la struttura sia sempre quantomeno più informata non solo degli elementi critici e degli elementi positivi, delle necessità e delle linee che stiamo seguendo per arrivare a determinati risultati. Noi ci aspettano, abbiamo avuto un periodo difficile, non tanto difficile, un po' tortuoso, tanto per intenderci, non solo nostro, perché si è accompagnato con quello del paese, indubbiamente, è stato in fase con, basta guardare il numero di governi che questa precedenza ha visto,
no? Non parliamo della vita del presidente, no? Basta la presidenza attuale, ha visto, e questo già ci dice che abbiamo avuto un enorme risultato e lo dobbiamo a tutti voi, anche alle rappresentanze sindacali, alle rappresentanze dei vari settori che hanno cominciato e hanno prima abbracciato e poi cominciato ad avere questo processo di diffusione, di condivisione. Quali strumenti noi dobbiamo mettere al di là poi del non t'avevo visto. Buongiorno. Scusa, mi sono trovato un'altra persona improvvisamente di fianco e non allora a proposito, al di là che poi nella parte più di amministrazione attiva, quindi regolamentare dal punto di vista amministrazione attiva, noi abbiamo la necessità, io la necessità e sto spingendo, abbiamo adesso il consiglio di amministrazione che era già pienamente operativo, perché prima della chiusura del precedente mandato io avevo insediato compiutamente il consiglio d'amministrazione, aveva anche deliberato, anzi merito gliene vada, perché ha deliberato in modo tale che noi non ci trovassimo in un pantano, cioè che superassimo delle difficoltà anche amministrative molto spicciole, è bene dirlo questo di fatto. Abbiamo oggi la possibilità di insediare il consiglio scientifico. Abbiamo anzi uno stimolo notevole sul Consiglio federale che ormai sta diventando incalzante e questa presidenza e questa direzione, adesso vedremo in che modo, prenderà pienamente diciamo anche la partecipazione alle attività del Consiglio federale, anzi la responsabilità di tutte le attività che derivano dal Consiglio federale. Il punto cruciale, quindi, attraverso il Consiglio scientifico e il Consiglio di amministrazione, arrivare alla definizione dell'organizzazione dell'istituto di secondo livello, con questa visione, ancorché semplificato il primo livello semplificato oltre quello che avremmo voluto fosse semplificato, però è così semplificato, forse veste anche una dinamica strutturale, secondo me, estremamente interessante dal punto di vista dell'oggetto andiamo a creare. Io voglio ricordare a tutti che se prendete la prima pagina dell'UBA tedesco, dell'Agenzia per l'Ambiente della Germania Federale, definisce l'UBA come il soggetto scientifico che assiste, fa tutti i servizi e assiste tutti gli altri ministeri, tra cui il Ministero dell'Ambiente, ma anche il Ministero della Ricerca. Se voi andate a vedere l'UBA, e l'UBA rispetto a noi c'è una parte che noi non avremo mai, io sono ben contento di non avere, che è la parte anche di tipo giuridico-legislativo, molto pesante. Quindi è il consigliere giuridico-legislativo in termini ambientali di tutti i ministeri, apre tutte le finestre. C'è un punto che caratterizza, che ho di nuovo sollevato in settima commissione ricerca, e ho ringraziato il presidente di aver voluto udirci e non soltanto l'ENEA, tanto per capirci, no? Come enti non vigilati dal MIUR, perché c'è un punto cruciale che mi interessa sottolineare anche relativamente al vostro lavoro di oggi, che è il termine, qua non c'è nella sua scaletta, io ce l'ho aggiunto, valutazione. Siccome qua parliamo di un raccordo, certo, no? OIV-CUG, in realtà noi abbiamo anche qui, c'è una segno originalità, perché io continuo a dire e continuo a richiamare ciò che avviene nel sistema sanitario nazionale. Sistema sanitario nazionale, chiamo sistema per non chiamarlo servizio, cioè sistema intendo dire qualcosa che comprende il servizio, ma anche una serie di elementi collaterali. Ha una storia, il servizio sanitario nazionale ha una storia molto antica, e come le storie molto antiche l'ha saputa conservare, un po' come la Chiesa, tanto per capirci, le varie Chiese, ho riuscito a conservare questo processo all'interno. Questo processo all'interno, voi se lo guardate attentamente, ha alcuni elementi che noi stiamo in qualche modo mettendo in piedi oggi, dal 94 in poi. Se da una parte c'ha i livelli di assistenza sanitaria, no? Che poi sono stati resi costituzionali ai sensi della modifica del capo quinto, quindi recentemente, come livelli essenziali dei servizi, noi cerchiamo nella nuova legge di mettere in piedi i LEPTA, che si basano sui LETA, cioè sostanzialmente i livelli essenziali di tutela ambientale. Però il sistema sanitario c'è anche un'altra cosa, c'è questa parte
di forte di assistenza, pensiamo agli ospedali, pensiamo alle ASL, pensiamo, dall'altra parte c'è un sistema della ricerca formidabile, formidabile, perché guai chi tocca fondamentalmente il sistema della ricerca della sanità, il sistema della ricerca sanità che è finanziato per quota parte sul Fondo Sanitario Nazionale e per altra quota parte va a inserirsi nel piano, nel programma nazionale della ricerca, c'è un comitato, ha diverse forme di organizzazione che vanno dall'ISS che tutti voi conoscete, l'Istituto Superiore di Sanità, agli istituti zooprofilattici, ma agli istituti ad esempio di ricerca cura a carattere scientifico, e all'interno di questo vige un sistema della valutazione che mette insieme da una parte la valutazione tipo Hamburg, da un'altra parte la valutazione tipo CIVIT, tanto per essere chiaro, e in mezzo ci mette qualche cos'altro. Che la tipica valutazione di tutti quei prodotti tecnico-scientifici che nascono anche dall'applicazione dei LEA e non solo, che sono un contributo notevole, forse l'asse portante innovativo di tutto il sistema sanitario. Allora, il nostro sistema della valutazione, in qualche modo, che evidentemente deve nascere dai famosi tavoli destrutturati, sarà compito del Consiglio Scientifico, ma deve nascere da un'elaborazione che tiene conto di questi tre corni. Questo è stato il mio impegno in settima, e questo rappresenta anche la nostra forza, la nostra specificità nei confronti di altri soggetti nei quali allora potremo bellamente confluire. Potremmo bellamente confluire, se non avessimo queste specificità. Potremmo bellamente confluire servizi nella protezione civile da una parte, dall'altra parte quindi Presidenza del Consiglio, tanto bene, dall'altra parte nell'OGS, più senza citare sempre il solito CNR, tanto per cambiare un po', o negli NGV, tanto per essere chiari, ma in realtà in mezzo c'è questa specificità che il Parlamento continua a segnare e noi dobbiamo segnare come percorso di innovazione. Bene, scusate se ho colto questa occasione, ma lo ritengo questa un'occasione importante proprio per sottolineare come ritengo importante il lavoro fatto e come ritengo importante andare avanti come sede anche di confronto relativamente ai percorsi che abbiamo messo in piedi e stiamo facendo, quindi fa parte anche di questa comunicazione. Non entro nel merito di altre faccende che ci interessano, ma siamo all'interno di questo schema. Credo che l'ultima frase che Diana mi ha posto, io l'abbia posta all'inizio, cioè d'ora in poi io chiedo a tutti voi di ragionare non più sulla propria scrivania e magari con la scrivania di fianco e magari le due scrivanie vanno con il piano di sotto e poi il piano di sotto va nell'altro edificio e poi così via, ma di ragionare e di promuovere, indipendentemente dalle promozioni istituzionali, il discorso all'interno di un sistema nazionale col quale dobbiamo confrontarci. Vi rappresento che il nostro sistema rappresenta più di 10.000 unità di personale sul territorio nazionale. Vi rappresento dal punto di vista della ricerca, se io prendo il 10% di queste, ed è poco, che fa ricerca anche di base, rappresentano altre 1.000 persone che nel sistema lavorano sull'approfondimento della conoscenza, e sono molte di più. Se poi ragioniamo in quei termini, è una forza micidiale che esiste una realtà, non una forza micidiale, ancorché non riconosciuta che esiste nel paese. Noi siamo qui per raccogliere tutti insieme, anche quelli che sono fuori da questa stanza, questo messaggio. Grazie e buon lavoro.